Mi preme ringraziare tutti coloro che sono intervenuti alla manifestazione odierna, quindi grazie alle testate giornalistiche e televisive che ci sono state sempre vicino durante questi mesi. Ringrazio inoltre il sindaco di Maratea, Mario Vitrani, che ha supportato sempre le nostre iniziative. Ed infine un particolare ringraziamento all'associazione ASEI, con la quale abbiamo lavorato intensamente nei giorni scorsi. Perché questa manifestazione? Perché abbiamo il diritto di esprimerci e di protestare, e abbiamo il diritto di pretendere risposte, abbiamo il diritto di denunciare l'inettitudine, l'incapacità, l'insensibilità e le approssimazioni di coloro che devono risolvere i problemi. Un dato ci fa fremere di indignazione. Da settembre 2009 a tutt'oggi, 17 mesi, la statale 18 nel tratto Maratea-Sapri è stata chiusa 9 mesi su 17, e non aggiungo gli altri giorni che occorreranno per portare a termine i lavori, per iniziare a portare a termine i lavori. Ma quello che sta accadendo in questa ennesima chiusura ha dello stupefacente. Se gli organi competenti fossero così solerti nel trovare una soluzione, quanto più rapido è possibile, così come lo sono con le emanazioni di ordinanze di chiusura, avremmo già risolto i nostri problemi. Il 24 novembre, ordinanza di chiusura e riapertura il 7 dicembre. Il 7 dicembre, ordinanza di chiusura e riapertura il 20 dicembre. Il 20 dicembre, nuova ordinanza di chiusura e riapertura il 30 gennaio. Il 30 gennaio, nuova ordinanza di chiusura. Io mi sono sempre chiesto e avrei voluto chiedere a chi decide le ordinanze: come si fa a stabilire il periodo di chiusura? Come si fa a dire la chiusura sarà di un mese e non di 24 giorni o di 20? Io questo non l'ho mai capito. Durante la conferenza stampa del 29 gennaio ci è stato assicurato che lunedì 31 gennaio a Napoli ci sarebbe stata la consegna dei lavori. Dichiarazione dei responsabili: i tempi saranno stretti. I lavori invece sono stati consegnati il 17 febbraio. Chiediamo, i tempi saranno sempre stretti? Diceva un notissimo politico: a pensar male si fa peccato, ma quasi sempre ci si azzecca. Perché ho fatto questo riferimento? Perché l'assegnazione dei lavori immediatamente prima della manifestazione non è, voglio dire, mi sembra, cioè, ho l'impressione che ci sia qualcosa di strumentale. Tra le altre cose, vorrei aggiungere, ieri con una tempistica mai vista, i dipendenti dell'ANAS hanno provveduto con grande celerità alla rimozione delle barriere per spostarle
e in un giorno di pioggia intensa io mi sono chiesto, ma alla fin fine la chiusura della strada è stata appena di 3 mesi, perché non consentire con una bella giornata di far lavorare gli operai dell'ANAS per la rimozione? Perché tutta questa urgenza che non abbiamo mai visto? Abbiamo conferito mandato all'avvocato Franco Maldonato, legale della nostra associazione, di fare un'indagine conoscitiva su tutti gli atti prodotti per la risoluzione di questa emergenza e verificare se ci sono gli estremi per una azione giudiziaria. Tutti sanno che quest'anno si festeggiano i 150 anni dell'Unità d'Italia, ma quale Unità d'Italia se non si ha la capacità di tenere unite 2 comunità? Bravo. Allora, concludo dicendo che gli interventi che seguiranno sono la testimonianza di disagi, danni economici e morali subiti dai cittadini. Grazie. Adesso interverrà il dottor Pompeo Limongi, membro del direttivo Lo Saremo Guardare. Salve. Mi associo ai saluti, ovviamente essendo tutti presenti sul palco. Credo che appunto ascolterete le testimonianze diciamo, sia di chi ha vissuto sulla propria pelle le parti, diciamo, i disagi, e chi ha vissuto quei disagi e le fasi decisionali. Noi cerchiamo di rappresentare i disagi. E ovviamente siamo nati proprio perché dal 9 settembre del 98, anno fatidico che vide purtroppo la morte di un vostro concittadino, nostro concittadino, in ottenimento di Maratea, località Agliastro, da quel giorno la strada statale, che prima aveva dei tempi di manutenzione e chiusura ragionevoli, non si è capito più niente. Abbiamo accumulato, lo diceva poc'anzi il Presidente, oltre 2 anni di chiusura, che ovviamente mettono in fibrillazione la comunità di Maratea, perché inficia direttamente l'economia alla base e la vita sociale, l'abbiamo scritto sui manifesti, ha messo a disagio l'intero Golfo di Policastro, da Marina di Camerota a Scalea, a Diamante, ma la statale 18, ricordiamola, è l'asse stradale più importante dopo la Salerno-Reggio Calabria da Napoli nel sud Italia, è la strada più importante. E seppur provincializzata in qualche tratto, è ancora strada statale, e noi di questo dobbiamo andare orgogliosi. Invece purtroppo negli ultimi anni, con questi 2 anni di chiusura, stiamo ogni mattina, come qualche volta si è detto anche in conferenza stampa, nei giorni di pioggia ci svegliamo, sarà aperta, sarà chiusa, e poi quale sarà la risposta, perché questo è il tema fondamentale. Quale risposta si dà a una emergenza? Allora, l'emergenza si dice tale perché deve essere risolta in breve tempo. La strada statale è come un'arteria vitale nel corpo umano, non si può tenere interrotta per più di un certo periodo, pena la cancrena, un ictus o quant'altro. E l'organismo Golfo di Policastro con la strada chiusa va in fibrillazione, è ovvio, lo diranno i commercianti, ci sono tutte le attività sociali che vanno sicuramente in necrosi, sia che la strada statale è chiusa in tenimento di Sapri che in quello di Maratea. Allora la difficoltà è capire come si agisce ogni volta che cade una pietra, è come se fosse la prima volta, questo è il disastro generale. Quindi non si capiscono i tempi, le modalità di reazione, e le strutture municipali come devono apportarsi e con chi, cambia l'amministrazione regionale. Noi chiediamo chiarezza sui procedimenti, questo è quello che chiediamo.
Se finora si è agito così, possiamo gridare che non ci sta più bene, dobbiamo lavorare, e su questo chiediamo l'alleanza, ovviamente, che diciamo, loro sono i responsabili, sindaco di Maratea, sindaco, rappresentanti del sindaco di Sapri sono qui, gli altri sindaci sono in, diciamo, in platea, diciamo, c'è la politica, c'è l'amministrazione che deve farsi carico di velocizzare al massimo le interruzioni. Non è pensabile che ogni volta i tempi, diciamo, questa delle ultime diciamo, ordinanze di chiusura ha dell'incredibile, diciamo, si poteva dire ci vogliono 3 mesi e uno si mette l'anima in pace, si organizzano i treni. Questa volta siamo rimasti senza treni, senza una adeguata, diciamo, copertura, gli studenti si sono dovuti inventare, hanno dovuto fare magie per arrivare in orario a scuola, per portare, diciamo, lo possiamo dire, siamo passati sotto i massi tranquillamente nei giorni più belli dell'inverno, solo la strada era chiusa, era un passeggio continuo. Allora dobbiamo sopportare che la strada sta chiusa, ne subiamo i disagi e non è che nessuno se ne frega. I tempi sono drammaticamente lunghi, la scuola ne soffre in modo drammatico, gli studenti, diciamo, chi è il genitore che manda il figlio a scuola e non sa come va, come torna, si deve organizzare il cervello per capire se deve andarlo a prendere al checkpoint, come lo chiamiamo noi, dove qualcuno ha fatto affiggere una croce qualche tempo fa, voglio dire, giusto in modo pittoresco ma efficace. Allora, la procedura, noi abbiamo 2 amministrazioni comunali, 2 regioni, ma direi 3 amministrazioni comunali se mettiamo pure Tortora, che poi non ha questo problema impellente, ma 2 regioni, 2 ANAS. Noi chiediamo che ci sia un coordinamento, come fanno da altre parti, oppure se non c'è da altre parti, e questo ce lo dovranno dire i tecnici, gli ingegneroni che siedono nell'ANAS, gli ingegneroni del genio civile, gli ingegneroni che stanno al servizio dei presidenti della regione, vuol dire, sono loro che devono dare risposte. Noi portiamo avanti con la nostra tenacia il problema e aspettiamo queste risposte. È pensabile che ogni volta il sindaco o chi per lui debba andare a piedire il finanziamento, ma dove sta scritto? Noi chiediamo che le regioni stanzino assolutamente, che ne so, 1 milione, cioè facciano un fondo di emergenza a cui nel momento in cui cade il masso si vada a cedere, cioè almeno il problema della Via Crucis per avere i fondi deve essere risolto. Allora, diciamo, carissimi concittadini, come avevo scritto qualche cosa, la chiudo qui, grazie ancora per essere intervenuti numerosissimi, è un piacere perché la piazza è piena e le sensibilità attraverso l'informazione raggiungeremo tutto il Golfo di Policastro, speriamo vivamente che tutti insieme, associazioni, istituzioni, politici, di cui si è notata l'attenzio assoluto, io non parlo degli amministratori, non c'è stato un